Ciao amici di Italiato Games, questa sera andiamo alla ricerca di una disperata salvezza, due vittorie su due, sarà durissima, con una variazione di giocatori e di modulo. Nuovo giocatore, Viglia, anche questo contenuto è sponsorizzato, è promosso da Instant Gaming, lo sapete, potete prendere card PSN, ma anche card Xbox, ma anche codici PC in sconto, ottimi sconti. E per festeggiare questa nuova partnership iniziata da qualche settimana, Instant Gaming offre questo contenuto. Ho preso Viglia con il pack, ricordo, Viglia e Guardiola, tutte e due in squadra, sono disponibili solo su PC e PlayStation con le offerte delle monete. Su PC non sono disponibili questi giocatori. I giocatori PC e mobile possono consolarsi con il fatto che i pack Messi e Neymar sono disponibili in game e da prendere con le monete e non nello store. Quindi ringrazio Instant Gaming per questa sponsorizzazione che non cambia le linee guida con cui gioco. Ho sempre preso dei pack, non ho mai preso però giocatori da 150, pool da 150 giocatori, in eccezione di un esperimento che ho fatto nel lontano 2022 e fatto quell'esperimento statistico non ho preso più niente. Siamo qui con Mbappé, Viglia, Messi, trequartista. Sono tornato al 5-2-1-2 invece che al 5-3-2. Vedendo che le difficoltà in difesa, che un po' molti di noi hanno, preferisco tornare al 5-2-1-2. Vediamo come va, oggi nei prossimi giorni. E questa è la situazione. Andiamo a giocare con questo 5-2-1-2. Alla ricerca di due vittorie, speriamo che Viglia possa farci la differenza. Andiamo a giocare nel campionato eFootball. Ho fatto 7 punti con l'handicap iniziale di quelle 3 partite da non giocare il giovedì mattina a gioco appena uscito. Per restare in divisione 4 c'è da fare 5 punti e quindi c'è da fare 2 vittorie, fare 6 punti. Altrimenti, se questa non va bene, ne giocheremo una in divisione 5 e poi da lì speriamo di tornare a risalire. Nella prima settimana di gioco si può essere associati dall'1 alla 6, mi ero dimenticato sabato sera, e niente, vediamo un po', speriamo di non capitare con un giocatore 1 o 2, speriamo 3 o meglio ancora 4, ecco 4. Fino alla fine, ispanico, vediamo un po' cosa succede, anche lui divisione 4 sulla carta, colci qua, un Neymar, dentro Neymar, Hakimi no, Ferran Torres no, Allan pure, vabbè ce lo giochiamo nel secondo tempo, Allan. Ferran Torres CC e no, infatti non avevo dubbi e quindi partiamo così con i tre piccoletti lì davanti e poi nel secondo tempo vediamo che succede. L'avversario 4-1-2-3, là dietro sono in forma Rice e Baresi dominio colpo di testa, mi ha costato tantissima abilità, non mi andava di fare il giochetto tra virgolette dell'ereditabilità, ma adesso che le ho finite e che ne avrò a disposizione poche tornerò a farlo. Che devo fare? Che palle sta storia, si potrebbe trovare un metodo Konami più un saluto a tutti gli amici ottimizzato. Sportivi che si sono comunque andiamo a giocare oggi, quella signore, che si prospetta che con una giornata di passione, una stagione fatta di pochi alti e tanti tanti bassi, ma lo spiraglio che apre alla salvezza dai è ragazzi lì, sotto forma di vittoria. È l'unico risultato a cui possono aggrapparsi per restare in questa categoria anche l'anno prossimo e non dover vivere così l'incubo di una retrocessione. Lo sanno i tifosi e soprattutto ne sono consapevoli i giocatori, che sono chiamati a un ultimo sforzo per salvare una stagione altrimenti disastrosa. Vabbè, sì, lo so. Che atmosfera roboante, non c'è bisogno amici, che lo metti. È il clima ideale per i giocatori con personalità che si esaltano con la pressione del pubblico. Si è cominciato subito, primi tocchi di gioco. Devono assolutamente fare il risultato oggi, non hanno altra possibilità. La gioca in avanti con un filtrante. Il direttore di gara indica il tiro della bandierina. Primo calcio d'angolo dell'incontro. I difensori sono pronti a salire.
Vediamo se riescono a sfruttarlo. Musiala! E non trova la porta davvero per pochi centimetri. Interrompe l'azione avversaria con un bell'anticipo. Chiesa! Chiesa! Conclusione sul fondo. A volte un tiro da quella distanza può sorprendere il portiere. Ha fatto bene a provarci. Vede lo scatto e cerca la profondità. Cerca la traccia in profondità. Se passava quella. Musiala. L'Italia cerca immediatamente il gol, proiettandosi in avanti con forza. Tentativo di allungare il gioco. Tiene gli occhi aperti e non si lascia sfuggire la palla. Una serie di passaggi puliti, efficaci. La gioca lunga sulla sinistra. Chiesa! Spazza il pallone senza fronzoli. Davis prova a giocarla in profondità. Chiesa. Palla Musiala. Una lezione. L'arbitro indica il dischetto. Ma dai. Il destino si scrive dagli 11 metri. Ma. Il punteggio potrebbe finalmente sbloccarsi. Risposta fantastica di Simon. Grande. Poteva, doveva metterla dentro. Che spreco. Potevano dare una svolta alla partita. Adesso sarà veramente più difficile. Pericolo sventato, adesso possono ripartire in velocità. Ad attaccare così si rischia sempre il contropiede. C'è Messi. Guardiola. L'Italia finora non ha mai tirato in porta. Musiala. Palla a Federico Chiesa. Si libera e va. Interviene tempestivamente. Straordinaria motivazione da entrambe le parti. All'entusiastica azione d'attacco ha replicato una dimostrazione di caparbietà difensiva. La riprendono immediatamente. Prova a darla profonda nello spazio. Può arrivare in porta. Ha letto bene l'azione. Ottimo intervento. Ci prova con un pallone profondo. Va alla ricerca di un compagno davanti. Giocata efficace che ha liberato l'uomo in una zona interessante. Meno male Francone. Neymar si allunga per arrivare al pallone. La riceve sulla fascia. Intervento deciso. Che? Non è manco calcio d'angolo. Secondo l'arbitro. Roberto Carlos. Davis. Errore qui, pallone sprecato. La difesa può tirare un sospiro di sollievo. La calcia lunga nel corridoio di destra. Allontana. Palla riconquistata immediatamente. Non impensierisce la difesa. No, non va bene così. Palla in avanti verso il compagno. Palla filtrante per Messi. Guadagna metri. Kimmich gioca una palla lunga. Musiala prova a superare la difesa con un filtrante. Si sbarazza dell'avversario. Va al cross. Viglia. Bravo. Intercetta il pallone e ferma un'azione che rischiava di diventare pericolosa. Il pallone per Neymar. No. E lo maltratta addirittura per recuperare la palla. Però non c'è fallo. Neymar. Kimmich. Va a sinistra, sulla fascia. Ottima accelerazione sulla sinistra. Come potranno sfruttare questa azione? Ed ecco che viene servito sulla fascia. Trova un modo per poi. Cerca la taglia della porta. Bella azione, complimenti all'avversario. Chiesa. Risposta fantastica di Simon.
parata da campione su una conclusione velenosa. Beh, guarda, lasciatelo dire, difficile fare meglio di così per un portiere. Tenta il colpo di testa. C'è il tiro. Tiro davvero molto angolato. Ci sarà un minuto di recupero. Devono far girare rapidamente il pallone e andare nello spazio. Vede la porta. C'è fallo. Nessuna sanzione, solamente un richiamo verbale. Beh, adesso sa che dovrà fare particolare attenzione. Non è una partita in cui puoi permetterti di perdere la testa. Qui l'alternativa era lasciarlo passare e fare quello che voleva. Hanno dovuto prendere una decisione rapida. Alexander! Bel tiro, sul quale peraltro si chiude il primo tempo. Squadre già negli spogliatoi dopo un primo tempo senza fuochi d'artificio. Non la miglior vetrina per lo spettacolo, ma se questo sport ha milioni di appassionati e anche per partite intense come questa, nonostante il risultato sia ancora solo 0-0. Partita deludente, praticamente nessuna conclusione. Sicuramente merito alle difese, ma anche poca capacità di creare azioni pericolose. 0-0 dunque alla fine di questo primo tempo. Speriamo che il secondo ci offra qualcosa di più, francamente. Proviamo un duo del genere. Andiamo. Signore e signori, vi invitiamo a guardare il maxi schermo per alcune indicazioni da parte delle forze dell'ordine. Sostituzione di giocatori. Numero 15. Numero 22. Partiti. È iniziato il secondo tempo. L'Italia ha avuto fortuna nel primo tempo. Ha rischiato parecchio e creato pochissimo, lasciando il controllo della gara completamente in mano agli avversari. E non può essere contento di questo errore perché era una buona occasione. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Ha incontrato un degno avversario, non avanza oltre. Cerca il movimento dei suoi in profondità. Accelera per smarcarsi. No, ma perché sempre in difesa? Un contrasto di cui avevano bisogno. Ne sono usciti indenni. Un intervento fondamentale. Erano in inferiorità numerica. Doveva rischiare il tutto per tutto, ma ce l'ha fatta. Sbroglia evitando di farsela rubare. Questi sono i duelli che ci fanno amare il calcio. Botta e risposta tra bella iniziativa offensiva e la giusta contromisura. Recupera palla dopo qualche sportellata. Apertura sulla sinistra, lunga. Sembrava un buon corridoio, ma non sono riusciti a concretizzare la manovra offensiva. Pallone interessante, in verticale. Fa viaggiare il pallone in verticale. Prova a prolungare. Ferma l'azione avversaria e fa ripartire i suoi. Il secondo tempo no. Iniziamo da parecchio. Siamo ancora sullo 0-0. Holland, un recupero provvidenziale. Messi. Beh, lui non è tipo da prendere rischi inutili in difesa. L'affluenza di quest'oggi è di 71.550 spettatori. Partita ancora completamente aperta. Si fa trovare al posto giusto, al momento giusto. Giocata interrotta, devono essere più precisi però nei passaggi e anche nel movimento senza palla. Detta lo scatto del può concludere. No. Può essere l'episodio chiave della partita, adesso sono in vantaggio. È di questo che ha bisogno un giocatore con un piede raffinato, di compagni pronti a scattare, a smarcarsi. Il risultato che si ottiene ce l'abbiamo davanti agli occhi. Si spezza l'equilibrio dell'incontro. Una rete che dimostra l'impatto fondamentale dei veri goleador. Il pressing era troppo deciso per pensare di giocarla verso il compagno. La chiave del match è da ricercare nel possesso palla. Stanno concedendo troppo da quel punto di vista. Questa potrebbe essere una delle loro ultime occasioni. La mette in avanti. Ferran Torres. Ha spazio per affondare. Ferran Torres. La gioca bassa, pericolo.
Questo è l'atteggiamento giusto, Fabio. Se continuano così, possono tornare in partita. Ora devono andare all'attacco e rischiare il tutto per tutto. Sono d'accordo con te. Prova a imbeccare lo scatto sul fondo. Messi sceglie di andare per vie verticali. Scholes. Occhio. Cobel chiude la porta. Dai, però. Istinto e tecnica. Che parata. Il portiere ha risposto. Che bella azione che avevo fatto. Pronto al tiro. La palla è dentro. Lo svantaggio non ha intaccato le loro convinzioni. Dai, dai. Macinato gioco e ora si godono il giusto pareggio. Bisogna riconoscere, Fabio, lo sforzo di questi ragazzi. Non mollare di fronte al baratro dello svantaggio è un merito. Non è mai questione di fortuna. Istinto da predatore. Raccoglie la palla vagante in sacca. Che reazione. Ha letto la situazione e ha anticipato la traiettoria del pallone, arrivando prima di tutti. Si riparte, di nuovo in parità. È evidente che si sono adagiati sugli allori dopo aver segnato. Anche se dobbiamo dare merito agli avversari, hanno saputo spingere forte subito. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile. Eh no. Holland. Palla buttata via, peccato. Lo supera. E l'estremo difensore ci arriva. E non è riuscito a trovare il gol, era una grande occasione. Quando la partita è così equilibrata, errori come questo pesano sul morale. Devono rimanere concentrati. Possibilità di contropiede, hanno tutto il campo davanti. Attaccare con troppa forza a volte però può condurre a un capovolgimento di fronte. Ecco il risposta fantastica di Sima. Grande portiere. Ha sprecato per la verità una grande opportunità. Hanno molti giocatori con la stazza giusta per impattare di testa. Ripartono all'attacco direttamente dalla propria area. Non ci vuole davvero niente per ribaltare una situazione. E dai, però mi sovrastano sempre. La mette sul piano fisico e riconquista la palla. Chissà, Fabio, se le squadre si accontenteranno del pareggio o se assisteremo a un colpo di scena. Una bella giocata nello spazio. Roberto Carlos. Vede la partenza del compagno e prova a servirlo. Poteva essere un'azione importante, difesa però ben posizionata. Il pallone ha superato la linea, rimessa laterale. E sarà rimessa con le mani. Cerca l'uomo là davanti. Ci saranno 3 minuti di recupero. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Beh, direi che adesso è il recupero del recupero. La palla verrà rimessa in gioco con le mani. Pallone fuori. Finita. Davvero di pochissimo, gran peccato. Beh, l'arbitro che è arrivato, l'epilogo del match. Sono arrivati davvero a un centimetro dalla salvezza, che brutto retrocedere. Dai, con quella falsa presenza di 3 sconfitte consecutive era abbastanza acclarato che sarebbe successo. Vabbè, diciamo che ecco, da quando ho iniziato a giocare con avversari umani abbiamo fatto una vittoria, una sconfitta, una vittoria, una sconfitta, un pareggio, un pareggio. E vabbè, e adesso iniziamo a fare la divisione 5, 13 punti, iniziamo a giocare, a fare una run come si deve e vediamo che succede da qui alla fine del campionato. E tanto era abbastanza scritto, bella partita, avversario tosto tra l'altro. Vediamo che succede da ora in poi. Come ci ho pensato a fare quelle partite di giovedì mattina, gioco appena uscito, mai più, mai più. Vediamo, divisione 5, Mapuche. Adesso qui.
dobbiamo cambiare passo, ovviamente. Vediamo come va. Allora, Stoichkov. No, voglio riprovare con Veglia. Mbappé, sì. Stoichkov trequartista. Niente, no. Non va bene in nessuno dei due ruoli. Via trequartista neppure. Sto a fare un casino. Allora, Mbappé, va bene. Guardiola qui. Allora. Eccoci, così. Allora, secondo tempo, avversario 3098, 4-2-1-3. Ok. Il sogno ricomincia da qui, i volti dei tifosi presenti allo stadio non possono che essere felici per il ritorno in questa competizione. Una scena che con molta probabilità oggi si ripeterà su tutti i campi. L'attesa è finita dunque, le chiacchiere da bar e i fiumi di inchiostro versati durante le amichevoli prestagionali lasciano da adesso in poi il tempo che trovano. È il momento delle partite che contano. Si scende sul rettangolo di gioco e Mbappé! Un intervento impeccabile! Sceglie di andare per vie verticali. Regala una punizione nella zona insidiosa. Ed ecco che arriva il primo cartellino della gara. Il fallo è stata la conseguenza di una situazione di estremo pericolo. La difesa era scoperta e bisognava provare a fermare le azioni in ogni modo. David Villa! Un'ottima opportunità che poteva fallo. Anche portare al gol. Aveva margine per fare meglio, Fabio. Da lì uno come lui deve almeno trovare la porta. Gran prova di forza, palla recuperata. Mbappé! Risposta fantastica di Sima. David Villa ha fatto della sua minuta costituzione fisica un pregio, del resto non lo chiamano maraviglia per nulla. Io credo che siano due le caratteristiche che lo elevano sui suoi contemporanei. Una è l'abilità di riuscire a integrarsi in ogni squadra in cui ha giocato, mettendosi... Mbappé! E la palla è entrata! Gli è bastato un attimo per impadronirsi della partita! I campioni come lui sanno come sbloccare queste partite. Ha una marcia in più, sia tecnicamente che mentalmente. E l'ha appena dimostrato. Una bella conclusione, non c'è che dire. Ma non posso che immedesimarmi nel portiere. Secondo me non è riuscito a vederla partire. Il Colo Colo parte decisamente con il piede sbagliato. Esempio perfetto di marcatura, gli hanno impedito di andarsene via palla al piede. Neymar! Risposta fantastica di Seaman. Spazza il pallone senza fronzoli. L'allenatore non può essere certo felice di questo passaggio. Cerca il movimento dei suoi in profondità. Palla filtrante per Messi. Potrebbe essere un'occasione d'oro. No. Prova a giocarla in profondità. Ottima chiusura qui sul tentativo di dribbling. Intervento fondamentale. Errore qui, pallone sprecato. Piglia. Ottimo senso della posizione, pericolo sventato. Si sbarazza dell'avversario. La difesa lo chiude senza tanti complimenti e riconquista la palla. Questi sono i duelli che ci fanno amare il calcio. Botta e risposta tra bella iniziativa offensiva e la giusta contromisura. Vede lo scatto e cerca la profondità. Prova a darla profonda nello spazio. Mbappé. Non è risposta fantastica. Fantastico di questo portiere. Evita il gol con una parata di puro talento. Bisogna lodare l'estremo difensore. Ha letto benissimo la situazione.
guadagnano un tiro dalla bandierina, il primo assoluto del match. Spazza via la sfera senza tanti complimenti. Ecco Mbappé. Decide di sfruttare la fascia. Una retroguardia di nuovo molto attenta. C'è spazio per andare in contropiede. Cerca la traccia in profondità. Si sta giocando da mezz'ora. Ricordiamo che la partita si è sbloccata già nei minuti iniziali. E così siamo evidentemente sull'1-0. Ottimo disimpegno, fondamentale. Fabinho. Stanno tenendo bene il pallone. Un altro passaggio riuscito. Calcio di punizione per il Colo Colo. Per l'arbitro non è rigore. Calcio di punizione dal limite. Mi stai pressando, mi stai chiedendo troppo. Non va bene. Da lì potrebbe anche trovare la porta. Un calcio piazzato, ragazzi, che può diventare un punto di svolta della partita. Ecco un'opportunità per Maradona. Beh, lui non è tipo da prendere rischi inutili in difesa. Non impensierisce la difesa. Una bella giocata nello spazio. Anticipa la traiettoria del pallone. Scampato pericolo. Aveva diverse opzioni davanti a sé, ma non è stato in grado di sfruttarle. Un paio dei suoi compagni avranno da ridire su questa gestione. Ha preferito andare sul sicuro. Prova Salah. Fa sembrare tutto facile in difesa. Riesce a non farsi ingolosire dal possesso e la butta via. Ci mette una pezza, intervento provvidenziale suo. Ci prova con un pallone profondo. No, perché è fuori gioco? È irregolare però. Porca vacca, voglia. Non di tantissimo, però certo. Peccato. Difesa impeccabile qui. Non gli hanno lasciato lo spazio per concludere. Messi. Ma non ci credo. Ottima parata. Che bella azione era stata. In risposta a una buona conclusione. Libera tempestivamente. Ripartono all'attacco direttamente dalla propria area. Ad attaccare così si rischia sempre. Tenta di calciare. Lo super, un'altra conclusione, un'altra chance. Ma dai, ma incredibile. Ma quello che stanno mangiando. Però stiamo giocando molto bene. Però 1-0 non mi piace. Anche perché prima abbiamo subito parecchio. Ecco David Villa. Beckenbauer tiene sul piano fisico. Palla in avanti verso il compagno. Mohamed Salah. Mbappé. Ecco appunto. Occhio al tiro. Fuori. Data bene. Non di molto, non di molto. Questa è anche l'ultima azione del primo tempo. Le squadre sono già rientrate negli spogliatoi dopo i primi 45 minuti, allora, che ci hanno regalato una sola rete messa a segno. Ma anche, devo dire, tante emozioni e spunti di conversazione. 1-0 il risultato. Si riprende tra non molto. Ferran Torres, che come mi ti sono sembrati questi 45 minuti? Hola. Brutta sorpresa sul ribaltamento di fronte e adesso la partita è in salita. Devono fare un esame di coscienza e mantenere la calma per rimettersi in careggiata. 1-0 fino a questo momento, partita che rimane sostanzialmente equilibrata. Se va a realizzare un cambio. Ecco il fischio dell'arbitro, inizia il secondo tempo. No, perché? Un solo gol di differenza sta decidendo il match finora. Si destreggiano con un buon possesso di palla. Bella parata! Grande Simon. Grande intervento del portiere. Qui ha fatto tutto alla perfezione, ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. E sarà il secondo calcio d'angolo della loro partita. Svetta di testa. Ottimo tentativo, ma non trova il gol. Non è riuscito a trovare lo specchio della porta, ma doveva tirare.
potrebbe essere il suo momento. Straordinaria motivazione da entrambe Bravo, le parti. Bravo Scholes, quanto mi sei mancato. L'azione d'attacco ha replicato una dimostrazione di caparbietà difensiva. Dai. La mette in avanti. Bravo Guardiola. Prova con una palla filtrante. Calcio di punizione per l'Italia. E beh. Qui l'alternativa era lasciarlo passare e fare quello che voleva. Hanno dovuto prendere una decisione rapida e ora subiscono le conseguenze. E questa è certamente una buona opportunità. Questo calcio piazzato può aiutarli a con Schneider. Kobel chiude la porta. Pirlo. Confermata la prima sostituzione della gara nella pausa. Questo è un buon modo per sfruttare le nuove regole sulle sostituzioni. Sulla carta cambia lo scacchiere della squadra. No. Vedremo anche se sortirà effetti. Vede la partenza del compagno e prova a seguirlo. Passaggio intercettato. Respinge il tentativo dell'avversario. Holland. Bello questo. Va via in profondità. No, su PlayStation una palla lunga. Devo passare Spinge prima, avanti, certo, questo fa benedetto lag, diciamo difesa benedetto. Ancora decisiva, fa viaggiare il pallone in verticale. Ecco Mbappé. La esattamente questo è l'approccio che devono adottare se vogliono provare a riaprire la partita. Ora devono Quanto mi piace Guardiola che va avanti con Scholes, esatto, che magari rimane un pochino più indietro. È un'ottima coppiata, veramente. E forse questo è il momento di cambiare qualcosa. Buono. Che ne dici, Luca? Detta lo scatto del compagno con un filtrante. Scholes. L'appoggio sulla fascia. Ferran Torres. L'assistente dell'arbitro segnala giustamente la posizione irregolare. Maradona resta in piedi e se ne va di forza e sbaglia malamente il passaggio inguardabile, che peccato. Pallone interessante in verticale, spazza lontano, tiene gli occhi aperti e non si lascia sfuggire la palla. Mbappé. Allunga il piede verso il pallone. Neymar. Schiaccia il piede sull'acceleratore. Ecco il tiro. Bel pallone filtrante, non è riuscito però a concretizzare. Se ben eseguito, un passaggio in profondità può essere letale. Peccato che qui la conclusione non sia stata all'altezza del suggerimento ricevuto. Dai ragazzi, attenzione, mi raccomando. Buono. Pericolo sventato. Adesso Occhio possono fuorigioco. Ripartire in velocità. Attaccare con troppa foga a volte può condurre a un capovolgimento di fronte. La gioca in avanti con un filtrante. Ottima difesa. Doveva essere fermato. Si libera e va. Hakimi la fa sua. Allontana la sfera guadagnandosi un attimo di respiro. La gioca in profondità. Ecco un'opportunità per Maradona. Spazza il pallone senza fronzoli. La recuperano immediatamente. Ecco Mbappé. Mbappé! No. Ecco il pareggio. Conclusione straordinaria all'angolino, inutile l'intervento del portiere. Precisione, potenza e tempi di esecuzione. Questa rete ha tutte le carte in regola per finire nelle classifiche dei gol dell'anno.
Cambio è nel Colo Colo. Numero 6. A quanto pare ci sono dei cambi da entrambi i lati. Perfetta parità dunque. La domanda è: ora riusciranno a tenere alti i ritmi e provare a vincere? Numero 4. Scodella al centro. Numero 16. Colpisce. No! Numero 11. Prova a prolungare in avanti. Palla a cercare la profondità. Ha spazio davanti a sé. Niente, mai rigore, per me mai rigore, va bene. Palla pronta per il secondo calcio d'angolo. La difesa si fa trovare pronta. Non perdono tempo, spingono subito verso la metà campo avversaria. Da una parte all'altra del campo. Di certo non ci si annoia. Snyder. Prova a indeccare lo scatto sul fondo. Hanno ancora benzina per cercare l'ultimo affondo o forse il colpo di fortuna decisivo. Palla filtrante per Neymar. Ecco l'opportunità per Maradona. Non riesce proprio a divincolarsi dalle mosse degli avversari oggi. Sì, la difesa è stata molto efficace a chiudergli gli spazi. Si aggregheranno 3 minuti al tempo. Vede lo scatto e cerca la profondità. Il portiere la spedisce su. Stiamo per entrare nel tempo di recupero. Ci prova con un pallone profondo. Stoichkov con un'opportunità. Trova un modo per passare. Conclusione. Sì! Pazzesco! Pazzesco! Un vero gioiello! Difficile fare meglio! Impressionante! Un gol d'accademia da mostrare ai ragazzi delle giovanili. Azione personale straordinaria fa. E l'arbitro dice che può bastare. Possono finalmente sorridere, hanno resistito fino alla fine in una partita difficile per entrambe le squadre. Bella partita, bella partita, bella partita, bellissima. Complimenti all'avversario. Forse un pareggio sarebbe stato più giusto, ma via. Giochiamone un'ultima. Ultima, ce la facciamo? Sì, ce la facciamo, proprio ai limiti, ma ce la facciamo. Stoichkov mi sa che lo utilizzo così nel secondo tempo, Ha fatto un bellissimo gol. Bellissime partite stasera comunque. C'è sempre questo lag maggiore su PlayStation 5 rispetto a Xbox e PC. Non so se è un problema mio di connessione, che sul PC una scheda rete migliore, non lo so. Peccato, perché dopo il gioco sennò va benissimo. Divisione 5. Devo mettere gli emblemi, mi dimentico sempre, ma vabbè, chi non mi conosce almeno anche meglio. Allora, sì, va bene, rossa. No, Neymar va bene. E Torres. Snyder. Poi in secondo tempo Messi, Haaland, Villa, Mané qui come se la cava come seconda punta? Facciamo però seconda punta di qua e punta di qua. Avversario 3115, 4-1. Ok, via. Ben ritrovati amici telespettatori, è un piacere avervi con noi. Signore, come potete signori, vedere dalle immagini, dopo gli ultimi controlli in campo da parte del direttore di gara e dei suoi assistenti di linea, finalmente ci siamo. Gli spalti sono gremiti, i cori vanno avanti già da un po'. Ci attendono 90 minuti all'insegna dello spettacolo e del divertimento. Ecco. E forse anche un po' della sofferenza, nel caso siate tifosi delle squadre in campo oggi. Cori, colori, passione. Da queste parti il tifo è una cosa seria e il clima prepartito è davvero intenso. Speriamo di assistere a una partita degna di questo punto. Haaland!
Non una palla facile, avrebbe meritato di più anche solo per l'idea. Ma era una palla troppo veloce per lui. Comunque era giusto provarci. Guardiola raccoglie la rimessa dal fondo. Prova a metterci il piede. Cerca la fondo, palla al piede. Pires. Messi. Neymar. Gli attaccanti che se lo ritrovano di fronte non hanno mai vita facile. E del resto, Franco Baresi è uno dei grandi condottieri difensivi che questo gioco ha da offrire. È molto veloce, dotato di una mente tattica senza eguali. Quando c'è bisogno può anche avviare la manovra offensiva dalle retrovie. È il difensore che tutti gli allenatori vorrebbero avere. Va con il passaggio corto. Ripartono all'attacco direttamente dalla propria area. Ad attaccare così si rischia sempre il contropiede. Si libera e va. Attenzione al tiro. No. Piuttosto sfortunato qui però. Il pallone è uscito di un nulla. Aveva margine per fare meglio Fabio. Da lì uno come lui deve almeno trovare la porta. Irwin prova a giocarla in profondità. La gioca lunga sulla sinistra. Fa viaggiare il pallone. Quanto mi piace Scholes. L'ho fatta stare senza per tutto questo tempo. Rischia il portiere. Prova a superare la difesa con un filtrante. La riprendono immediatamente. Ah. E se n'è andato il primo quarto d'ora. Virgil van Dijk. Nella fase centrale del primo tempo siamo ancora 0-0. Virgil van Dijk. Guardiola. Pau Torres. Messi. Neymar riceve la palla. Detta lo scatto del compagno con un filtrante. Palla dentro di Giulì. Perché non si muove? Che è successo? Verticalizzare. Neymar. Non ho parole. Palla buttata via, peccato. Era un tentativo apprezzabile, non ha trovato l'uomo però. L'intenzione era molto buona, l'esecuzione un po' meno. Messi sventa l'attacco senza sforzi apparenti. Prova a prolungare in avanti. La gioca in avanti con un filtrante. Robertson. Hakimi riceve un buon cambio di gioco. Bravo. Scholes. Riceve bene Mané. Snyder. Grandissimo salvataggio del portiere. Il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene. La dà indietro per evitare grane. Virgil van Dijk. Hakimi. Palla a Neymar. Un altro passaggio ben eseguito. Buona costruzione. Holland! E questo è il genere di parate che ci si aspetta da lui. Una bella parata in risposta a una buona conclusione. Pau Torres è l'autore del fallo. Ma c'avevo il vantaggio. Vabbè. Si allunga e trova la palla. Questo sarà un altro angolo. Provano a dare continuità alla pressione. Il loro secondo corner del match. Non perdono tempo, spingono subito verso la metà campo avversaria. Attaccare con troppa foga a volte può condurre a un capovolgimento di fronte. Il primo tempo sta per finire, nessuna delle due squadre è riuscita a concretizzare le proprie occasioni. Ci hanno provato tutte e due, anche ripetutamente, senza esito però. È una buona occasione per trovare spazio.
Guardiola, Hakimi, attenzione, c'è no, spazio di partenza. Sbagliato Hakimi, Neymar, Messi, Neymar, Holland colpisce in linea, portiere battuto, bellissima azione all'avversario, occasione di Robertson, ci sarà un minuto di recupero, tenta di calciare Mané, devono far girare rapidamente il pallone, no, arbitro che fischia la fine della bella partita anche questa, reti ancora inviolate, dunque non è stata forse la gara che tutti ci aspettavamo. Abbiamo però davanti a noi altri 45 minuti di calcio che ripartiranno dallo stesso risultato con cui è iniziata la partita. Primo tempo sullo 0-0 e dunque tutto è ancora possibile. Sostituzione per l'Italia, numero 17, numero 22. Ed ecco che comincia la seconda frazione di gara. Schneider, numero 13. Finora la partita è a secco di gol, nessuna delle due squadre è riuscita a trovare la via della rete. Il numero 6, il numero 9, Messi. Qualche cambio di formazione rispetto ai primi 45 minuti. È chiaro che qualcosa non è piaciuto all'allenatore, forse nell'approccio dei suoi, non so. Un buon momento comunque per effettuare un cambio. Robertson, splendido dribbling qui, gran giocata, Pires verso il centro, intervento fondamentale, c'è spazio per andare in contropiede, no, volevo darla, ma io l'avevo dato il passaggio orizzontale. Robertson, c'è Messi, Holland, ottimo tentativo, ma non trova gol. Esito sfortunato, ma ha spaventato non poco gli avversari. Lo sposta di peso e gliela porta via. Holland, Pires, Messi. Ancora niente gol, 0-0. Pallargo sull'out di destra. Neymar la mette in avanti e riesce a spazzarla via. Messi. Guardiola riceve il pallone. Avanzano con una intricata rete di passaggi. Occhio, possono ripartire qui. No, sbagliato. Scappato pericolo. Alla grande, sbagliato. Guardiola. Spettatori. Già trascorsa un'ora di gioco. Partita ancora completamente aperta. Cerca la profondità, ma niente da fare. Julie. Buona la sua progressione palla al piede. Hanno ancora sostituzione a disposizione. Vediamo se il mister vuole cambiare qualcosa. Oggi non gli danno tregua. Sì, la difesa è stata molto efficace a chiudergli gli spazi. Gli avversari stanno sbagliando tanto, ma bisogna dare il giusto credito a questa difesa. La gioca in avanti, in verticale. La difesa lo chiude senza tanti complimenti e riconquista la palla. Pires sul pallone. Una bella giocata nello spazio. La butta in mezzo, stacca e colpisce di testa. E non trova la porta davvero per pochi centimetri. Era in buona posizione e vedeva bene la porta. Ha preso la decisione giusta ma non ha inquadrato lo specchio. Julie. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. No, Guardiola, qui è sbagliato, Guardiola, mannaggia a te. Julie. Neymar. Occasione per il contropiede. Hakimi. Julie.
Palla ad Haaland. Fantastico questo gioco di gambe. C'è spazio, occhio. Dai, però, oh, mai una volta. Risponde a un'iniziativa individuale altrettanto lodevole. Errore qui, pallone sprecato. Pires sul pallone. Robertson. E lo maltratta addirittura per recuperare la palla. Però non c'è fallo. Preferisce non rischiare e la butta via. La palla è già tornata in loro possesso. E dai, però. Neymar. Haaland. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile. Pires verso il centro. Rubare palloni così non è mai un caso. Vede l'inserimento del compagno. Potrebbe essere un'occasione d'oro. No. Sbagliata la stragrande qui. Messi. Sembra proprio che andrà a finire così. In base a quello che abbiamo visto fino ad ora. Cerca aiuto nella zona laterale. Che gufata. Ecco il traversone. Hanno ancora benzina allo per 0 cercare 0. L'ultimo affondo. O forse il colpo di fortuna decisivo. Cerca il movimento dei suoi in profondità. Stoichkov con un'opportunità. No. E c'è un bel pallone in avanti. Si sono salvati e le probabilità non erano dalla loro parte. Possono respirare. Intervento provvidenziale. Compagni e mister devono ringraziarlo. Brutta palla qui nella terra di nessuno. Passaggio d'occasione da rete. Sì! Haaland! Che giocatore! E per la seconda volta a tempo. Haaland è stato molto bravo. I passaggi ben calibrati come questo possono perforare la difesa. Certo, chi lo riceve. L'arbitro dichiara che è arrivato. Ragazzi. E possono tirare un sospiro di sollievo. Hanno dovuto sudarsela, ma ora possono gustare il sapore della vittoria. Anche i tifosi possono tornare. Mamma mia, ragazzi. Due partite difficilissime, impegnatissime, ma ci portiamo a casa 6 punti. A domani vediamo quello che fare domani. Per intanto ci godiamo queste 2 vittorie all'ultimissimo secondo, all'ultimissimo centesimo di secondo, e domani cerchiamo di riavvicinarci alla divisione 4. Buona serata, ciao!